Father Reste, pensi di più, resti da spero. Carissimi amici, siamo nel mese di ottobre, il mese autunnale in cui cadono le foglie, ma siamo anche nel mese in cui Papa Francesco con i padri sinodali sta svolgendo l'incontro con i giovani, il sinodo sui giovani. Siamo nel mese del Rosario, nel mese missionario, nel mese in cui la Chiesa riflette sull'impegno che ormai da più di 20 secoli, dopo il mandato di Gesù, andate a due nel mondo, continua in tutti i continenti, in tutti i paesi, in tutte le periferie del mondo. Ecco, in questo tempo vogliamo riflettere sulla figura stupenda, meravigliosa, di questa fanciulla di Nazareth, una ragazzina a cui arriva un annuncio tutto particolare. L'angelo arriva da lei e le dice: concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. La grandezza di questa donna, di questa bambina meglio, Maria, e la sua piccolezza. La grandezza di questa fanciulla e la sua semplicità. E il suo sì, detto che ha aperto uno squarcio su questa umanità, ha unito il cielo alla terra e la terra al cielo. E ha dato un fascio di luce alla nostra vita, ai nostri sì quotidiani, alle nostre responsabilità quotidiane, ai nostri impegni quotidiani, alla nostra fedeltà quotidiana. Cioè Maria, dopo questo annuncio, dopo aver ascoltato questa parola che viene da Dio, dal Padre onnipotente, creatore, inizia un travaglio interiore, inizia un lavoro interiore. E alla fine lei arriva a dire: eccomi, ci sto, sono la serva del Signore, ci sto proprio io. E inizia l'avventura della vita concepita come disponibilità, come servizio, non come potere. E inizia l'avventura di una vita in cui ci si mette il grembiule, in cui ci si mette a lavare i piedi a chi è nel bisogno, a chi fa più fatica. Tant'è che Maria inizia
a andare subito a visitare la sua cugina Elisabetta, che anche lei è gravida. Due donne che si incontrano. E il bambino che porta con sé Maria, quello che sarà, scusate, Elisabetta, che poi sarà il Giovanni Battista, sentendo la voce di Maria, esulta, sussulta nel grembo di gioia. A che debbo? Qual è il motivo per cui sei venuta da me a visitare? Ma Maria è perché abitata da questo figlio benedetto, che è Gesù, l'Emanuele, parte a dare la vita, a servire. La vita di Gesù sarà così, ma anche la vita della madre è già così. È una vita di donazione, una vita di servizio. Maria, che ha fatto l'esperienza di essere una migrante, quando fugge in Egitto col suo sposo Giuseppe, un matrimonio tutto particolare, un matrimonio casto, vissuto nella purezza proprio delle relazioni, del volersi bene a livello umano, ma un matrimonio molto molto singolare, ma vero, che crea una vera famiglia, dove c'è il padre, la madre, dove c'è Gesù che cresce alla scuola di Maria, alla scuola di Giuseppe. E debbono fuggire perché Erode vuole uccidere quel bambino così singolare. Quindi fa l'esperienza, come comprende bene Maria oggi le donne migranti che scappano con i loro figli, tante volte da sole, come le comprende bene, perché deve fuggire, perché altrimenti quel figlio benedetto viene ucciso, verrà ucciso. Ecco, quindi Maria comprende benissimo la vita di ognuno di noi, e fa l'esperienza anche della povertà. Maria sa cosa vuol dire la miseria, anche quando vanno al censimento e lei sta per partorire e non c'è posto per loro da nessuna parte, e allora vanno in quella grotta dove ci sono solo gli animali, probabilmente, che scaldano un po' quell'ambiente. Maria sa cosa vuol dire la vita da poveri, comprende le tante mamme che fanno fatica a sbarcare il lunario per arrivare a fine mese e mantenere i loro figli. Maria è la donna della concretezza, è la nostra compagna di viaggio, è la nostra amica più prossima, che cammina con noi con quella discrezione, ma sempre con quel sì, io ci sto. E allora Maria dà forza anche alla nostra debolezza e alla possibilità per noi anche di dire di sì. Ecco, adesso vediamo questo altro filmato che ci fa entrare ancora di più in questo mese così importante, in cui noi possiamo pregare con Maria, aprirci al mistero della vita, aprirci al mistero di Gesù, che è il figlio benedetto che il Padre ci ha donato. Grazie a Maria, soprattutto, e proprio oggi che nel giorno Natale di Don Oreste, perché Don Oreste ci ha proprio insegnato ad amare Maria, no? Comunità ha proprio bisogno di riscegliere i poveri, di riscegliere con i poveri il Signore, e di camminare sempre di più come popolo di Dio. E i prossimi 50 anni, secondo me, ci vedono sempre più fedeli alla vocazione, che secondo me, andando avanti, raggiunge in noi una consapevolezza più grande del grande dono che abbiamo ricevuto nella Chiesa. Bello, perché pensiamo oggi di vivere un momento, e stiamo già vivendo un momento di fraternità, momento di incontro, e un momento in cui assieme veniamo qui al santuario, veniamo davanti alla Madonna, quella che Don Oreste ci ha additato sempre come la via breve a Gesù.
quindi veniamo qui per stare assieme e per poter camminare ancora più assieme, più velocemente verso il Signore, aprendoci anche al mondo in cui siamo, insomma, perché la Madonna porta al Signore ma con gli occhi aperti e spalancati sul mondo. La presenza della comunità Giovanni XXIII è venuta, potremmo dire, a confermare questa vocazione di carità del santuario di Pompei, ma con la caratteristica propria del carisma di Don Benzi. E questo potremmo dire come se avesse portato una iniezione di novità, ma del nuovo che viene proprio dallo Spirito Santo. E quindi la Chiesa di Pompei certamente è ancora più bella nella sua missione con la presenza della comunità Giovanni XXIII. Don Benzi ci dice che Maria è la via breve per Gesù. Il rosario è una preghiera mariana, ma dal cuore cristologico, ce l'ha ricordato San Giovanni Paolo II. Meditare i misteri del rosario significa entrare nel cuore cristologico di questa preghiera, perché meditiamo i misteri della vita di quello che ci ha portato il nostro Salvatore, e allora arriviamo a Gesù attraverso Maria. Una preghiera semplice, facile, accessibile a tutti, ma certamente dove la Maria ci porta direttamente a Gesù che ci salva. Maria che ci orienta decisamente a Gesù. Pensate quando partecipano sia lei che suo figlio a quel matrimonio così importante a Cana di Galilea, dove quegli sposi a un certo punto rimangono senza vino. È un matrimonio, ecco, senza vino è mancante di qualcosa di importante. Chi è che se ne accorge? È Maria. È Maria che con quella intelligenza d'amore, quella creatività, quell'attenzione, quella discrezione, ma molto puntuale, va da suo figlio e gli dice: dai, carissimo, hanno bisogno di vino, hanno bisogno di fare festa, perché il matrimonio è veramente una festa quando un uomo e una donna si guardano negli occhi e la loro anima, il loro cuore cammina per una fedeltà in questo tempo, in questa storia, per sempre. È un miracolo d'amore. Allora lei chiede il miracolo del vino e dice ai servi, sicura già che suo figlio la esaudirà, anche se suo figlio subito è duro, le dice: donna, non è ancora giunta la mia ora, che ho che fare, non è ancora giunta. Ma lei con quella semplicità non se la prende, dice ai servi: tranquilli, fate tutto quello che vi dirà. E a un certo punto quelle giare piene d'acqua vengono trasformate in vino, ma non un vino qualsiasi, un vino buonissimo, tant'è che l'evangelista dice che normalmente quando le persone sono già un po' brille, alla fine il vino è meno buono. Invece quel vino è il più buono che c'è. Ecco, l'opera di Maria nella nostra vita, nella nostra storia, è una presenza reale, silenziosa, discreta, che ci accompagna, che cammina con noi e che dà sapore alla nostra vita, alle nostre giornate. Ecco perché anche Papa Francesco, nelle catechesi ultime, ha proprio voluto indicare alla Chiesa, ma anche a tutti gli uomini e alle donne di buona volontà, perché non è che pregano solo i credenti, pregano tutti gli uomini che sono aperti al mistero dell'esistenza, al perché ci sono, dove vado, da dove vengo, il mistero della sofferenza, perché la morte, cioè ogni uomo si porta queste interrogativi, queste sane inquietudini, no? E allora Papa Francesco
ha voluto dire alla Chiesa tutta di pregare in questo mese il rosario, sì, perché poi, ecco, Maria è proprio una di noi, perché quando vanno a Gerusalemme con Giuseppe, con tutto il popolo di Dio, alla festa annuale, e a un certo punto, rientrando a casa, non ritrovano più Gesù, sono inquieti, sono disperati un pochettino perché non lo trovano. Allora ritornano a Gerusalemme e lo trovano nel Tempio, a interrogare i dottori. Era innamorato della parola, della Torah, della parola di Dio, Gesù. E lo trovano lì, allora gli dicono: ma figlio, perché ci hai fatto questo? E tuo padre e Dio angosciati ti trovano. Quindi Maria cerca Gesù con noi, come noi lo cerchiamo, anche lei lo cerca con noi. Maria è sempre con noi a cercare Gesù. Allora questo itinerario meraviglioso. E Maria poi c'è sempre, quando suo figlio cresce, quando suo figlio inizia a fare i miracoli, non si esalta Maria. No, non fa la prima donna Maria, no, assolutamente, rimane come una madre che guarda, contempla suo figlio, e quando questo figlio inizia a camminare, decidersi di andare verso Gerusalemme, verso la sua passione, morte e risurrezione, non si tira indietro, lei continua a camminare, e quando lui dona tutto se stesso là sulla croce, lei è lì ai piedi della croce con altre donne e con Giovanni, e quindi in quel momento lì avviene un evento stupendo, meraviglioso, perché avviene Gesù che dona a Maria il popolo santo di Dio, la Chiesa, e dona alla Chiesa questa madre meravigliosa, questa madre che sa stare ai piedi della croce, tant'è che noi Maria la troviamo ovunque, la troviamo soprattutto quando Gesù poi sale al Padre e i suoi discepoli rimangono nel cenacolo impauriti per paura dei giudei, lei c'è lì, quando avviene l'effusione dello Spirito Santo, il dono dello Spirito Santo che fa nascere la Chiesa, e quindi questi apostoli, questi discepoli che erano paurosi diventano testimoni coraggiosi dell'amore di Dio. Lei è lì, lei è presente alla nascita di questo popolo santo di Dio che ancora oggi in tutto il mondo dona la vita, dona la sua esistenza. E tant'è che in questi 20 secoli poi Maria ogni tanto fa capolino attraverso le varie apparizioni che sono riconosciute dalla Chiesa, dalla Madre Chiesa. Pensate a Fatima, pensate a Lourdes, pensate a La Salette, pensate a Kibeko in Ruanda. Cioè Maria ogni tanto nel corso della storia dice: io sono con voi, ma ce lo dice per continuare ad invitarci con forza a seguire Gesù, il suo figlio benedetto, Gesù povero, servo, sofferente, che spia il peccato del mondo, Gesù che dona la sua vita. Ma voglio concludere questo momento dandovi ancora un altro filmato che ci fa vedere ancora questa presenza materna di Maria così preziosa nella nostra vita. Quello che stiamo vivendo nella stanza qui accanto è una cosa simpaticissima, che fino a poco tempo fa non la riuscivamo neanche a sperare. Quei pochi giovani che sono qui a Pompei, che si incontrano per il congresso, si stanno incontrando anche con i giovani di Ndola, Zambia, dove c'è il nostro gruppo giovani del Cici Tekelo, che sta vivendo il suo campo. Hanno scelto proprio queste date per poter vivere questo incontro, Italia e Ndola.
Poi ci sono alcuni giovani dello Zambia che si stanno preparando per partire per la GNG di Panama. Quindi c'è questa cosa straordinaria che tutti i giovani insieme si stanno portando a Maria, ma nello stesso tempo anche nelle loro quotidianità. Allora, i giovani oggi vengono dopo un'estate ricchissima di esperienze di vita condivisa con gli ultimi, con i piccoli, con chi magari non potrebbe andare in vacanza, insomma, ecco, cercando davvero di metterli al primo posto. E questo li ha resi protagonisti di un'estate straordinaria, che penso che porterà nel loro cuore tanti germi di bene che poi, quando rientreranno a scuola, chi nei vari impegni sportivi, attività ordinarie, poi ecco germinerà e porterà tanto frutto, insomma. Ecco. Sogno tanti giovani che porteranno avanti le case, tanti giovani che diventeranno genitori, che apriranno le loro porte ai tanti bimbi, a tante ragazze di strada. Sogno dei giovani che porteranno avanti la comunità. Abbiamo visto questi filmati che sono stati realizzati durante il pellegrinaggio che la comunità Papa Giovanni XXIII ha vissuto il 7 di settembre al santuario della Madonna del Rosario di Pompei. È una data molto importante perché il 7 di settembre ricorda la nascita su questa terra del servo di Dio Don Oreste Benzi. E abbiamo camminato da tutta Italia, anche da alcuni paesi del mondo da cui sono arrivati i giovani, perché Maria è madre dei giovani. Maria è la giovane che è maturata, è crescendo, è diventata la compagna di viaggio dei giovani. E i giovani sono quelli che hanno il cuore missionario, hanno la capacità di donarsi, tanti giovani. Io incontro mensilmente nelle nostre presenze dall'Asia all'America Latina, all'Africa, all'Europa, dove diventano operatori di pace. Penso ai giovani dell'Operazione Colomba che anche hanno testimoniato davanti a Papa Francesco e ai padri sinodali la testimonianza della loro condivisione con i più poveri in Libano, in Colombia, in Palestina. Questi giovani che hanno il coraggio di diventare padre e madre di chi non ha più nessuno, bambini gravemente disabili. Questi giovani che hanno il coraggio di fare scelte anche profetiche attraverso la scelta della consacrazione a Dio, attraverso i voti di povertà, castità e obbedienza, che scelgono la via del sacerdozio per spezzare la parola di Dio ai più poveri, ai lontani. Ecco, questi giovani sono nel cuore di Maria e Maria è nel loro cuore. Veramente la Chiesa è giovane in quanto saprà tenere sempre vicino Maria, che è la madre dei poveri, la madre nostra, la fiducia nostra, come recitava anche sovente Papa Giovanni XXIII. E voglio concludere con la preghiera che ci ha lasciato Papa Francesco e che ha chiesto di recitare in questo tempo, la preghiera a San Michele Arcangelo. Sì, perché questa avventura meravigliosa del vivere il Vangelo può essere insidiata dal divisore, dall'accusatore. Allora, ecco, dico con voi questa preghiera. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Grazie di cuore
e buona continuazione.